Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Creatore degli astri, Verbo eterno del Padre, la Chiesa a te consacra il suo canto di lode. Per redimere il mondo travolto dal peccato, nascesti dalla Vergine, salisti sulla croce. A te gloria, Signore, nato da Maria Vergine, al Padre e allo Spirito, nei secoli sia lode. Amen. Insieme. Da lui la mia salvezza, lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa non potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo per abbatterlo tutti insieme, come muro cadente, come recinto che crolla. Tramano solo di precipitare da un altro. Piacciono della menzogna, con la bocca benedicono e nel loro cuore maledicono. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, il mio santo rifugio, la mia difesa in Dio. Confida sempre in Lui, o popolo, davanti a Lui e fondi il tuo cuore, nostro rifugio è Dio. Sì, sono un nostro e figli Adamo, una menzogna a tutti gli uomini, insieme sulla bilancia sono meno di un soffio. Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina, alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore. Una parola ha detto Dio, due ne udite. Il potere appartiene a Dio, tua Signore la grazia. Secondo le sue opere tu ripaghi ogni uomo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Si compia la beata speranza, si manifesti la gloria del nostro Salvatore. In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui. Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi della luce. Ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del suo Dio di diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Cristo è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, e prima di tutte le cose, e tutte in lui sussistono. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui, e in vista di lui, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Egli è il capo del corpo che è la Chiesa, è il principio di tutto, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose. Piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza, per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose,
a pacificare con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui. Lettura breve dal Vangelo secondo Luca. Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decine di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, torna a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». Dalla folla di iniezione del Giubileo della Misericordia, Misericordiae Vultus. Il Signore Gesù indica le tappe del pellegrinaggio attraverso cui è possibile raggiungere questa meta. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Dice anzitutto di non giudicare e di non condannare, se non si vuole incorrere nel giudizio di Dio. Nessuno può diventare giudice del proprio fratello. Gli uomini infatti con il loro giudizio si fermano alla superficie, mentre il Padre guarda nell'intimo. Quanto male fanno le parole quando sono mosse da sentimenti di gelosia e invidia. Parlare meno del fratello in sua assenza equivale a porlo in cattiva luce, a compromettere la sua reputazione e lasciarlo in balia della chiacchiera. Non giudicare e non condannare significa in positivo saper cogliere ciò che di buono c'è in ogni persona e non permettere che abbia a soffrire per il nostro giudizio parziale e la nostra presunzione di sapere tutto. Ma questo non è ancora sufficiente per esprimere la misericordia. Gesù chiede anche di perdonare e di donare, essere strumenti del perdono, perché noi per primi lo abbiamo ottenuto da Dio. Essere generosi nei confronti di tutti, sapendo che anche Dio elargisce la sua benevolenza su di noi con grande magnanimità. Misericordiosi come il Padre, dunque, il motto nell'anno santo. Nella misericordia abbiamo la prova di come Dio ama. Egli dà tutto se stesso, per sempre, gratuitamente e senza nulla chiedere in cambio. Viene il nostro aiuto quando lo invochiamo. È bello che la preghiera quotidiana della Chiesa inizi con queste parole: «O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto». L'aiuto che invochiamo è già il primo passo della misericordia di Dio verso di noi. Egli viene a salvarci dalla condizione di debolezza in cui viviamo e il suo aiuto consiste nel farci cogliere la sua presenza e la sua vicinanza. Giorno per giorno, toccati dalla sua compassione, possiamo anche noi diventare compassionevoli verso tutti. Allora, nel brano del Vangelo abbiamo visto ci sono due personaggi, c'è il pubblicano e c'è il fariseo. Il fariseo che si mette sul piedistallo davanti, quanto più avanti è possibile, per farsi vedere, e prima di tutto dice: «Ti ringrazio che non mi hai fatto come quel pubblicano. Io osservo tutte le leggi, tutti i comandi, e quindi mi sento, non lo dice apertamente, ma fa capire, mi sento migliore
dell'altro che è un peccatore, un pubblicano. Il pubblicano a sua volta invece sta indietro perché si riconosce peccatore e di conseguenza dice: io mi riconosco peccatore, non oso nemmeno alzare lo sguardo, no? E conclude Gesù in questa parabola, dice: in verità vi dico che quello lì se ne andrà a casa, come dice, giustificato. Quindi come il pubblicano viene giustificato, viceversa non viene giustificato il fariseo, che si sente migliore dell'altro, quindi non si riconosce peccatore. Quindi manca di misericordia, questo amore viscerale, dicevamo nei primi incontri, no? Che viene da dentro, no? La parola misericordia, vi siete mai chiesti che cosa significa? Miserere e cordam, cioè aver pietà con il cuore. Questa è la misericordia, aver pietà del prossimo con il cuore. La pietà che non è la pietà, come fa pietà questo professore, poverino. No, è quell'amore verso l'altro in tutte le sue situazioni. Come il Signore Gesù ci mostra la sua misericordia venendoci in soccorso quando pecchiamo, quando siamo in difficoltà, quando siamo indigenti, quando siamo ammalati, quando siamo spaesati, quando siamo forestieri, quando siamo carcerati, no? Il Signore ci usa misericordia, no? E quindi anche noi a nostra volta dovremmo usare la stessa misericordia verso il prossimo. Non giudicate e non sarete giudicati, no? Nella misura con cui giudicate, sarete giudicati. Per fare l'esempio, la parola della preghiera del Padre nostro, quando dice: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Nella misura in cui tu sei capace di perdonare l'altro, così sarai perdonato da Dio. Questo. E così a nostra volta, nella misura in cui noi riusciamo ad avere misericordia per l'altro, il Signore userà misericordia per noi, nella stessa misura. Vedete quindi come è uno sprone pure, no? A fare sempre meglio, a andare sempre avanti con amore, no? Prima dicevamo la base di tutto è l'amore. Noi più volte in questo centro del Vangelo l'abbiamo sottolineato, no? Che noi tutta la Sacra Scrittura la potremmo racchiudere in due cose: nell'amare il prossimo, cioè nell'amare Dio prima, e il prossimo, e che è di conseguenza, è di conseguenza, perché se amo Dio che non vedo, devo certamente amare anche il prossimo che vedo, è una conseguenza. Mi piace sottolineare uno degli ultimi passi di questo brano che abbiamo letto, che è questo qua. Prima si sottolineava: Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto. Già con questa cosa noi, il Signore già si è messo a nostra disposizione, no? Perché noi lo stiamo invocando, no? Riconoscere poi la nostra debolezza. Noi quanto più riusciamo a riconoscere la nostra debolezza, tanto più possiamo gustare la misericordia di Dio. Noi più ci sentiamo deboli, no? Più riusciamo a gustare la misericordia di Dio. Perché? Perché essendo noi ci riconosciamo deboli, di conseguenza quando il Signore ci usa misericordia è più bello, perché colma la nostra debolezza, questa misericordia di Dio nei nostri confronti. Allora, concludendo, in pratica che cosa dobbiamo fare? Niente di più di quello che ci è stato detto stasera. Nella usare misericordia come il Signore usa misericordia continuamente, giorno per giorno, direi attimo per attimo nei nostri confronti. Il prossimo che ci capita davanti, e non solo nel periodo di avvento o nel periodo di quaresima, ma sempre, il prossimo dobbiamo accoglierlo con un sorriso, si diceva prima, con una pacca sulla spalla, che è la cosa migliore, il gesto più bello, ma soprattutto con questa misericordia nella condizione in cui lui ha bisogno di misericordia, nella misura in cui ne ha bisogno. Se è povero, se è ammalato, se ha bisogno di compagnia, se ha bisogno di un sorriso, se ha bisogno di un aiuto anche materiale,
in queste, tutte queste sfaccettature della misericordia, noi dobbiamo essere pronti a riversare questa misericordia nei confronti dell'altro, come Dio e il Signore la riversa e la mostra a noi giorno per giorno. Allora, ci alziamo in piedi. Le intercessioni, liberamente, ognuno ne può leggere qualcuna. A Cristo che ci ha liberati dalle tenebre del peccato, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera. Vieni, Signore Gesù. Signore, raduni in una sola famiglia il popolo della terra. Rinnova con essi il patto di eterna alleanza. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Tu sei venuto a salvare l'umiltà della vita. E tu avvento glorioso non condannare l'onore che hai venuto. Vieni, Signore Gesù. Tu che ci attiri con la forza della fede, fa che giungiamo al porto della gioia eterna. Vieni, Signore Gesù. Tu che verrai a giudicare vivi e morti, ammetti i nostri familiari, amici, defunti nella gioia dei santi. Vieni, Signore Gesù, e ora preghiamo come Gesù ci ha insegnato tenendoci per mano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. O Dio onnipotente che ci chiami a preparare la via di Cristo, al Cristo Signore, fa che per la debolezza della nostra fede non ci stanchiamo di attendere la consolante presenza del Medico Celeste. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai, Santa Maria del Cammino, sempre sarai con me. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà.